Dal Vangelo secondo Marco. Essendo Gesù passato di nuovo in barca all'altra riva, gli si radunò attorno a molta folla, ed egli stava lungo il mare. E venne uno dei capi della sinagoga, di nome Gairo, il quale, come lo vide, gli si gettò ai piedi e lo supplicò con insistenza: «La mia figlioletta sta morendo. Vieni a imporle le mani perché sia salvata e viva». Andò con lui. Molta folla lo seguiva e gli si stringeva intorno. Ora, una donna che aveva perdite di sangue da 12 anni e aveva molto sofferto per opera di molti medici, spendendo tutti i suoi averi senza alcun vantaggio, anzi piuttosto peggiorando, udito parlare di Gesù, venne tra la folla e da dietro toccò il suo mantello. Diceva infatti: «Se riuscirò anche solo a toccare le sue vesti, sarò salvata». E subito gli si fermò il flusso di sangue e sentì nel suo corpo che era guarita dal male. E subito Gesù, essendosi reso conto della forza che era uscita da lui, si voltò alla folla dicendo: «Chi ha toccato le mie vesti?» I suoi discepoli gli dissero: «Tu vedi la folla che si stringe attorno a te e dici: chi mi ha toccato?» Egli guardava attorno per vedere colei che aveva fatto questo. E la donna, impaurita e tremante, sapendo ciò che le era accaduto, venne, gli si gettò davanti e gli disse tutta la verità. Ed egli le disse: «Figlia, la tua fede ti ha salvata. Vai in pace e sii guarita del tuo male». Stava ancora parlando quando dalla casa del capo della sinagoga vennero a dire: «Tua figlia è morta, perché disturbi ancora il maestro?» Ma Gesù, udito quanto dicevano, disse al capo della sinagoga: «Non temere, soltanto abbi fede». E non permise a nessuno di seguirlo, fuorché a Pietro, Giacomo e Giovanni, fratello di Giacomo. Giunsero alla casa del capo della sinagoga ed egli vide trambusto e gente che piangeva e urlava forte. Entrato disse loro: «Perché vi agitate e piangete? La bambina non è morta, ma dorme», e lo deridevano. Ma egli, cacciati tutti fuori, prese con sé il padre e la madre della bambina e quelli che erano con lui ed entrò dove era la bambina. Prese la mano della bambina e le disse: «Talita cum», che significa: «Fanciulla, io ti dico, alzati». E subito la fanciulla si alzò e camminava. Aveva infatti 12 anni. Essi furono presi da grande stupore e raccomandò loro con insistenza che nessuno venisse a saperlo e disse di darle da mangiare. Una buona domenica a tutti. Il brano evangelico di oggi ci presenta due racconti di guarigione che sono stati operati da Gesù a Cafarno e che sono inseriti l'uno nell'altro. Il brano inizia presentandoci Gairo, che è uno dei capi della sinagoga di Cafarno, un uomo che Gesù conosce certamente molto bene perché frequentava la sinagoga. E Gairo chiede a Gesù di intervenire perché sua figlia sta per morire. E poi la scena si interrompe perché, mentre Gesù sta incamminandosi per andare alla casa di Gairo, una donna che ha perdite di sangue si avvicina a Gesù e gli tocca il mantello e rimane curata. Poi la scena riprende e Gesù si incammina, va alla casa di Gairo e rianima la figlia. Sono due guarigioni, una particolarmente straordinaria, quella della rianimazione della figlia di Gairo.
Gesù compiva questi gesti straordinari di guarigione, ma per noi sarà importante cogliere il segno che Gesù voleva dare con queste guarigioni. Dovremo quindi rileggere questi episodi e cogliere il messaggio profondo che l'Evangelista ci vuole comunicare. Che cosa può fare Gesù per la vita? Noi bramiamo la vita e la vediamo scorrere, ce la vediamo perdere continuamente, perché da quando nasciamo la nostra vita non è altro che un incamminarci verso la tomba, verso la conclusione. Quindi è una costante perdita di vita, se la vogliamo leggere in questa prospettiva. Poi questa vita si conclude addirittura definitivamente. Ci chiediamo: ma noi che bramiamo la vita non possiamo fare nulla per trattenere questa esistenza? Noi siamo fatti per la vita. Sarà la risposta che ci danno questi due episodi. Gesù ha compiuto due guarigioni, ma voleva darci un segno di ciò che accade nella nostra vita quando noi tocchiamo il suo mantello o ci lasciamo toccare dalle sue mani. Accade qualcosa di straordinario, la vita che viene definitivamente conservata, la morte che viene vinta. Vediamo quindi di leggere questi due episodi della vita di Gesù in questa luce. Ci sono alcuni elementi importanti che tengono uniti questi due racconti. Anzitutto si tratta di due donne e in ambedue i casi c'è in gioco la capacità di dare la vita. Quella che da 12 anni ha perdite di sangue non può dare vita, anzi la sta perdendo continuamente, non dà vita perché è sterile, e la giovane figlia di Gairo sarebbe in età di essere datrice di vita, ma non lo può fare perché la sua vita viene interrotta. Poi in ambedue gli episodi ricorre questo numero 12 che è significativo, e poi anche il fatto che è riferito a donne. Va ricordato il simbolismo del numero 12 che indica il popolo di Israele, ma anche l'immagine della donna è ancora Israele, Israele femminile. E allora qui ci troviamo di fronte all'immagine di un popolo, l'immagine della stessa intera umanità in cui è presente la vita. Una vita che si riproduce continuamente, ma poi continuamente questa vita va perdendosi fino a concludersi per sempre. Ecco allora, siccome noi bramiamo conservare la vita, noi vogliamo vivere, e nasce allora il bisogno di ricorrere a qualcuno che ci dia una vita che non finisce, il bisogno di toccare, di essere toccati da colui che possiede una capacità di vincere davvero la morte. Un ultimo richiamo a questi due racconti: c'è un tema centrale, la fede. La tua fede ti ha salvato. Adesso tu non perdi più vita perché hai toccato il mio mantello. E anche Gairo è colui che si trova di fronte alla provocazione della conclusione della vita della figlia, è tentato di perdere la speranza, perdere la fede, e il Signore gli raccomanda: continua a credere. Vedremo che messaggio ha per noi oggi e questo richiamo alla centralità della fede. Entriamo allora nell'analisi del brano. Anzitutto l'ambientazione geografica. Gesù, che lo ricordiamo la scorsa settimana, era passato da Cafarno fino alla terra dei Geraseni, adesso torna indietro. Ritorna a Cafarnao e quando giunge nella sua città attorno a lui si riunisce molta folla e
In mezzo a questa folla arriva anche Gairo, che presenta il suo problema a Gesù. Mia figlia sta per arrivare alla conclusione della sua vita. Tu puoi fare qualcosa. Vieni e salvala. Gairo, notiamo il dettaglio, cade ai piedi di Gesù. Che cosa significa questo gesto? È proprio il riconoscimento della sua impotenza di fronte all'avvicinarsi di questa sconfitta per l'uomo, la morte. Gairo ha dato la vita biologica alla figlia, ma nella natura dell'uomo c'è il desiderio di conservare definitivamente la vita, ma questa vita Gairo se la vede sfuggire, giunge alla fine e si getta ai piedi di Gesù, riconosce che lui non può proprio farci più nulla. Ha capito che solo se viene toccata da Gesù la vita rimane e la morte viene sconfitta. Difatti gli dice: vieni, imponile le mani affinché viva. L'uomo non genera che vita per la morte. Molte volte io chiedo ai non credenti: se tuo figlio ti chiedesse perché mi hai messo al mondo, prova a rifletterci. Se tu non sei credente, lo hai messo al mondo, poi è l'obiettivo, l'unica meta che tu gli puoi indicare è proprio la tomba. Questo è il destino dell'umanità se non viene toccata dal Signore della vita. Ogni nascita non fa che accrescere il numero dei mortali, difatti poi alla fine arriva sempre la morte, che è la conclusione di tutto, a meno che il Signore della vita ci tocchi. Gesù difatti si incammina, va con lui, c'è molta folla e in mezzo alla folla compare questa donna che da 12 anni è affetta da emorragia. Ha sofferto per opera di molti medici, ha speso tutto tentando di interrompere questa perdita di vita che è indicata proprio dal sangue. Lo sappiamo che nella concezione ebraica il sangue è segno della vita. Il Levitico dice: la vita di ogni vivente è il suo sangue. Difatti ancora oggi lo sappiamo che gli ebrei non possono mangiare carne di un animale soffocato perché non è stato dissanguato. Il sangue deve essere tirato fuori, versato sulla terra, perché l'uomo non può impossessarsi del sangue. Il sangue è segno della vita e la vita è di Dio. Bene, questa donna ha perdite di sangue. È l'immagine della vita dell'uomo che gradualmente viene persa. Quando uno riflette si rende conto che la sua vita sta trascorrendo fino a quando poi a un certo punto finisce. Può essere letto questo come una perdita costante della vita e noi questo non lo accettiamo, noi vogliamo trattenere la vita. E tutti i tentativi degli uomini è proprio quello di trattenere la vita. Difatti anche questa donna ha speso tutto per trattenere la vita, simboleggiata proprio dal sangue. Ma per quanto si sforzino, gli uomini se la vedono comunque sfuggire. Sappiamo, oggi addirittura tentano di farsi ibernare, sperando, è sempre lo stesso tentativo, cercare, spendono anche tutto pur di trattenere la vita. Ma se non toccano il mantello del Signore della vita, questa vita viene persa, perché è la vita biologica destinata a finire. Questa donna si avvicina e con fede tocca il mantello di Gesù. L'attenzione qui del brano è proprio posta su questo mantello. L'abito, lo sappiamo, è il prolungamento del nostro corpo, della nostra persona. E nella Bibbia è addirittura il simbolo stesso della persona, del suo apparire esteriore, delle sue azioni, della sua stessa vita. Noi
cosa vedono le persone di noi? Sì, vedono il volto, ma poi vedono l'abito. E l'abito parla di noi, difatti ognuno di noi sceglie l'abito che riflette ciò che lui vuole comunicare di se stesso. Bene, nella Bibbia l'abito è il simbolo delle azioni, della persona stessa. Ricordiamo per esempio come Paolo raccomanda di rivestirsi di Cristo. Non sono più io che vivo, dice Paolo, è Cristo che vive in me. Chi mi incontra vede la trasparenza, vede trasparire la persona di Cristo. E quindi l'abito nuovo, non pezze nuove su un abito vecchio che rimane pagano, ma un abito completamente nuovo. Eccolo il simbolo del mantello. Gesù vestiva da buon ebreo, servante, e che cosa indossava? Indossava la veste e poi sopra sempre il mantello. Se vogliamo avere l'idea di com'era il mantello di Gesù, basta che noi osserviamo il tallit che viene usato oggi nei momenti di preghiera o quando il pio ebreo legge la Torah, legge le scritture. Questo mantello, questo tallit di oggi, presenta dei fiocchi, quattro fiocchi ai margini, sono gli tziziot, e le frange che pendono ai lati di questo mantello. Viene usato oggi nella preghiera, ma al tempo di Gesù quello era il mantello che ogni pio ebreo indossava ed era la parte più sacra del vestuario, ciò a cui un ebreo era più affezionato, il mantello. Il povero dava tutto ma non il mantello, perché gli serviva anche da coperta, e tanto che nel libro dell'Esodo era proibito requisire il mantello, perché era l'unica ricchezza che poteva rimanere, l'unico bene che doveva essere lasciato al povero. Gesù quindi aveva questo mantello. Oggi lo mettono soltanto nei momenti di preghiera, ma al tempo di Gesù aveva proprio queste caratteristiche il mantello che Gesù indossava, e quindi aveva frange, aveva i fiocchi. E difatti un po' più avanti nel Vangelo di Marco dirà che dovunque Gesù entrava, nei villaggi, nelle città, nelle campagne, collocavano gli infermi sulle piazze e lo pregavano di poter toccare anche solo il lembo, lo tzitzit del suo mantello, e chi lo toccava rimaneva sanato. La donna qui non tocca le frange del mantello, tocca il mantello. Che cos'è questo mantello di Gesù? Diciamolo subito. È la sua umanità. Il Figlio di Dio si è rivestito di questo mantello, è diventato uno di noi, ha assunto la nostra umanità. Se vogliamo non perdere la vita, dobbiamo toccare questa umanità di Gesù, questo suo mantello, altrimenti la vita se ne va. Perché soltanto toccando questo mantello noi riceviamo una vita che non è più toccata dalla morte. La domanda allora che ci poniamo è: come facciamo noi oggi a toccare il mantello della veste di Gesù? Come facciamo a toccare la sua umanità per avere la vita? Lui è la parola, e attraverso la sua parola, il suo Vangelo, che noi tocchiamo l'umanità di Gesù. Basterebbe toccare anche solo un lembo di questa parola per essere sanati, per avere vita. E difatti questa donna che ha toccato il mantello viene salvata, ha avvertito la potenza che è uscita da lui, e Gesù allora si gira e chiede: chi mi ha toccato? È importante questo dettaglio, perché attorno a Gesù c'è una folla, tutti si accalcano attorno a lui, eppure
solo uno, dice Gesù, mi ha toccato, ha toccato questo mantello. È un messaggio importante anche per noi oggi, perché forse tutti questi battezzati, questi credenti che formano la comunità cristiana, toccano realmente il mantello di Gesù, toccano la sua, la parola, il Vangelo, per essere davvero curati e non perdere vita. Soltanto se si tocca questa parola che è Cristo, si smette di perdere vita, altrimenti la vita scorre via e viene persa, e noi non vogliamo perdere la vita. Come facciamo a trattenerla? Ecco, ci può essere anche oggi un accalcarsi attorno a Gesù, come facevano i discepoli, senza toccare la parola, e quindi non si viene curati, si continua a perdere vita. La donna si avvicina a Gesù e, continuando a tremare, ha paura, perché sa di aver compiuto una trasgressione. Lei è una donna impura, si attende magari un rimprovero, anche se ha capito che Gesù è diverso dagli altri rabbini. Gesù ha accarezzato i lebbrosi, quindi si è accorta che presenta un'immagine di Dio diversa da quella che veniva predicata dalle guide spirituali. Però le hanno inculcato la convinzione che Dio non vuole aver nulla a che fare con le persone impure. È una donna stata deformata dalla mentalità tradizionale, pare proprio che non riesca a crederci. Ciò che ha sentito dire di Gesù sarebbe troppo bello. Allora si avvicina tremante, dice tutta la verità. Qual è la verità? Che toccando il mantello, l'umanità di Gesù ha smesso di perdere vita. Difatti Gesù le dice: figlia, la tua fede ti ha salvata. La fede. Che cosa significa fede? Questa donna dove ha manifestato la fede? Ha manifestato la fede perché ha toccato l'umanità di Gesù. Il mantello, lo ripeto, è simbolo, è segno dell'umanità del Figlio di Dio. Che cosa significa toccare questo mantello con fede? Significa accogliere la proposta di vita che questa umanità di Gesù ci ha fatto. Qual è la sua proposta di vita? Se non vuoi perdere vita, se non vuoi lasciarla vedere scorrere via la tua vita senza che rimanga nulla, donala. Solo donando questa vita, la vita viene trattenuta, si smette di perderla, perché donare vita è amore, e l'amore è il divino che si manifesta in noi, e questo non è toccato dalla conclusione della nostra vita biologica. Ecco come si può smettere di perdere vita. Proviamo a vedere le persone che trascorrono la loro vita pensando a se stessi, ai divertimenti, agli svaghi, ai piaceri, impegnandosi per il successo. Se la vedono scorrere vita e la stanno perdendo, perché se non è donata per amore è tutta vita persa. Ecco che cosa significa toccare il mantello di Gesù. Significa, toccandolo con fede, non accalcandoci attorno a lui, toccarlo con fede significa accogliere la sua proposta, vivere come lui ha vissuto la vita, e allora questa vita non è più persa. E dopo che c'è stata questa guarigione della donna che perdeva sangue, Gesù si incammina verso la casa di Gairo, ma vengono incontro le persone che sono uscite dalla casa di Gairo, riferiscono al padre che la figlia oramai è morta e non vale la pena disturbare il maestro. Ecco allora l'interrogativo. Gesù, quando viene toccato, comunica una forza che pone fine alla perdita di vita. Ma di fronte alla morte,
Gesù ha ancora un potere di vita, può vincere la morte. E qui viene il dubbio. Gairo comincia a dubitare e Gairo qui è proprio l'immagine di coloro che credono in Gesù, che hanno accolto la sua proposta di vita ma sono colti dal dubbio. Alla fine rimarrà qualcosa di ciò che ho costruito? Anche il credente vede la sua vita che scorre via. Una vita che lui dona per amore, ma poi vede che si va spegnendo e anche in lui sorge il dubbio che la stia perdendo, che il suo destino sia comunque la morte e la fine di tutto. Allora l'interrogativo è: anch'io la sto perdendo come tutti gli altri? E si può essere tentati di smettere di credere. Ecco, in questo cammino la raccomandazione che Gesù fa a Gairo, ed è una raccomandazione che è fatta a tutti noi, continua a credere, continua a fidarti della mia parola, a fidarti della parola che è Cristo stesso. Gesù dice: la bambina non è morta, dorme. Nella casa del capo della sinagoga regna la morte, c'è lamento, c'è strepito. E la morte della figlia rivela proprio la tragicità dell'esistenza. Gesù però dice: questa non è una morte, è la conclusione di una vita, ma se la tocco non è morta questa bambina. Il sonno è il riposo dalle fatiche, ma non è definitivo, è per un risveglio nella nuova luce. La morte non è un cammino senza ritorno, perché al tocco del Signore diventa un dormire, un risvegliarsi con Lui e come Lui. La realtà della morte in questa immagine del sonno indica che non è un evento definitivo, ma è provvisorio. Il sonno è sempre stato il simbolo della morte, perché nel sonno l'uomo perde conoscenza piena di sé, ma è per un risveglio. È l'immagine della morte, il sonno, per il credente. Nel contesto del mondo la morte è definitiva ed è la perdita di ogni speranza, ma dove arriva Cristo la morte è una realtà dolorosa, angosciante, ma provvisoria, è un sonno per un risveglio. Gesù entra nella casa di Gairo, caccia fuori tutti e prende con sé soltanto il padre e la madre della bambina e i discepoli. Come mai prende papà e mamma e i discepoli? Sono i testimoni. Sono i testimoni di ciò che accade nell'uomo quando viene toccato da Cristo. È l'umanità, quando viene toccata dalla mano di Cristo, riceve una vita che vince la morte. Prende con sé questi testimoni. Il papà e la mamma sono coloro che hanno dato la vita biologica e sono testimoni che non hanno alcun potere sulla vita. Questa definitivamente si conclude. È la vita che appartiene a questo mondo, come quella degli alberi, come quella degli altri animali. La vita biologica finisce. Quella dell'uomo, se viene toccata da Cristo, riceve una vita che sconfigge la morte biologica, è una vita che va al di là e porta con sé i discepoli proprio perché siano testimoni di questa novità. C'è la derisione. Di fronte a ciò che Gesù dice, la morte è un sonno, tutti scoppiano a ridere, la derisione proprio dei non credenti di fronte a Cristo. Lo considerano uno
che di fronte a questo dramma presenta un nuovo palliativo per illudere l'umanità, tanto finisce comunque la vita e adesso c'è uno che viene a darci qualche illusione che le cose non siano realmente così. Anche Paolo verrà preso per pazzo a Cesarea, a Porcio Festo, quando Paolo parlerà di risurrezione, di vita definitiva, al di là della morte biologica. Porcio Festo gli dirà: Paolo, sei pazzo, hai studiato troppo e questo ti ha dato al cervello. Anche ad Atene Paolo verrà deriso per questo. È normale, il non credente, colui che non è illuminato da Cristo, vede soltanto la conclusione di questa vita. Gesù entra con i genitori e con i discepoli, prende per mano la bambina e le dice Talita Kumi, che significa fanciulla, io ti dico alzati. E questa bambina, che è proprio il simbolo dell'umanità, riceve la vita da questa mano che è quella del figlio di Dio, che risolleva dalla morte biologica e dona una vita che è quella dell'Eterno. La vita che riceve colui che è toccato da Cristo va però alimentata. È bella la conclusione del brano di oggi con la raccomandazione di Gesù che dice datele da mangiare. Non è la vita biologica, è la vita dell'Eterno che Gesù è venuto a portarci quando si è messo questo mantello che è la nostra umanità. Questa vita che lui è venuto a portarci va però alimentata e il cibo che Gesù ordina di dare a questa fanciulla è l'alimento che egli dona, è la sua parola di vita. Auguro a tutti una buona domenica e una buona settimana.